Ciao a tutti, oggi siamo qui per parlare del dispositivo SCLAC Urmet, che è un dispositivo Bluetooth nato per il controllo accessi. Nasce appunto per evitare la diffusione delle chiavi, la duplicazione e tutti i costi che ne comporta. SCLAC è composto da un'applicazione gratuita scaricabile su Android e iOS, un dispositivo hardware che è lo SCLAC Unit e un accessorio tastiera. Andiamo a vedere che cosa contiene la confezione. All'interno troviamo lo SCLAC Unit, un manuale di istruzione e un codice di installazione che vi servirà solo in fase di installazione. Vediamo adesso nello specifico l'installazione. Il vantaggio di SCLAC Unit è avere delle dimensioni ridotte, per cui può essere installato dentro una scatola di derivazione o dietro una pulsantiera citofonica. Essendo Bluetooth è sempre consigliabile non superare i 10 metri di distanza. Ogni SCLAC Unit deve essere installato per ogni serratura, per cui se ho 5 varchi avrò bisogno di 5 unità. L'alimentazione è 12-24 volt in corrente continua o alternata. SCLAC Unit nasce per essere configurato col sistema Two Voice. Si collega sul bus senza aggiungere nessun alimentatore. Se invece SCLAC Unit è installato in una modalità standalone, bisogna spostare i jumper GP3 e GP4 e prevedere un alimentatore in 12-24 volt. Terminata l'installazione, bisogna controllare se tutto è stato fatto correttamente. Questo ce lo indica il LED sul dispositivo SCLAC Unit. Se il LED è spento, vuol dire che i collegamenti sono stati fatti male. Se il LED lampeggia, invece il dispositivo è pronto per essere installato. Parliamo ora dell'accessorio tastiera. La tastiera è appunto un accessorio dello SCLAC Unit che funziona solo ed esclusivamente in abbinamento appunto con lo SCLAC Unit. Serve nel caso in cui volessimo dare l'accesso ai nostri ospiti o al proprietario tramite un codice. Ha un grado di protezione IP67, non richiede cablaggio perché funziona a batteria e deve essere installata nelle vicinanze appunto del nostro SCLAC Unit.